If I hit the switch, I can make the ass drop. Stop, drop, and pop it. Yeah. And after you pop it, please put it in my pocket. Look here, I need a spot. Hey là ragazzi, sono sempre io, il boss di Core 25, ed eccoci qui per un nuovo video di Minecraft e di Universe. Questo dovrebbe essere il decimo episodio, cioè si va in doppia cifra ragazzi, proprio come la Universe di un anno fa. Festeggiamo perché siamo in doppia cifra. E come festeggiamo se non che vi ho fatto vedere un piccolo spoiler là dietro? Così festeggiamo, metto in F5 e vi mostro la mia modifica ulteriore all'isola, sempre off camera. Ho provato a fare questa piccola isoletta tipo di un diametro 17 se non sbaglio, abbastanza simmetrica. Infatti è un problema che sia troppo simmetrica, però non è un problema, tanto nessuno guarda sotto. Muori subito, muorici, ragno, grande ragno. E niente, e quest'isola qua sarà la mia isola del Nether, che poi magari provvederò a collegare qua con un piccolo ponticello ma ridotto, stile, oppure un parkour, anche il parkour ci potrebbe stare, per essere meno invadente nell'isola che ha costruito Ari. Allora, che dire, ho fatto questa montagnola, ma mi sa che verrà smantellata, perché il progetto che devo fare riguarda questi oggetti e una cosa che ancora noi non abbiamo definitiva, cioè il portale. Cioè ce l'abbiamo definitivo, che è questo, però io lo devo abbattere perché lo voglio fare su. Quindi ora provvedo a distruggerlo, perché voglio fare il portale vero e proprio, quello che starà nella mia isola. Lo Steep Lane mi ha chiesto di teletrasportarsi, intanto io lo accetto. Però spero che non mi disturbi mentre registro, perché questo qua è un progetto difficile da portare. Cioè non è difficile, però bisogna stare attenti, perché sennò se sbaglio qualche passaggio non mi viene la costruzione. Ok ragazzi, portale smantellato. Questo poi toglierò tutto. Ora torniamo su. Io raccolgo sempre le canne da zucchero, tanto sono pieno di canne ormai, pieno di canne da zucchero ragazzi, canne da zucchero. Ok ragazzi, siamo tornati su, poso la roba che non mi serve, non c'è posto mai nella vita da nessuna parte. Mettiamo la glowstone così, questa qua di ossidiana non mi serve, e gli occhi di ragno, quella roba lì, mettiamola dentro. Ok ragazzi, il povero Steve Lane mi ha appena comunicato che ha perso tutto. Allora facciamo una cosa, visto che comunque io sono troppo gentile, gli regalo 50.000, non mi interessa, lo so che possono sembrare tanti, ma comunque c'ho tutti voi che mi regalate la roba e io non so cosa farmene. Cioè sì, è positiva come cosa che mi regalate, però voglio essere anch'io una volta nella vita gentile verso gli altri, in questo senso Steve Lane. Allora prima di iniziare la costruzione voglio farvi vedere questo, che è un shulker box nero bellissimo, tra l'altro regalatomi da Lore, con ossidiana dentro, 4 mending, land portal frame, la dragon head, coal block e le varie cose. Veramente spettacolare ragazzi. Ora Mr. Bomb ci ha appena avvisato che sta costruendo una cosa enorme, vabbè ci fidiamo. Ora prendiamo il tutto il necessario. Questo dobbiamo fare un buco al portale, io lo voglio, vi spoiler ragazzi che è un portale, cioè non ha senso adesso andare avanti a fare l'episodio senza sapere cosa starò costruendo. Allora così. Ok ragazzi, ci serve uno spazio di un 5x6, quindi 2, 3, 4 e 6 dovrebbe essere, giusto? Che forse mi sa che diventerà un 5x7, non mi ricordo benissimo se questo tutorial era fatto perfettamente, perché vi avviso, sto guardando un tutorial e non la so fare questa costruzione. Ok, poi qui bisogna scavare di 2, spero solo di non trovare la fine dell'isola ragazzi, perché qui vedete c'è la fine dell'isola. Voi vi starete stupendo, ma sì, l'ho riempita tutta ragazzi, non sapete quanta nether ho sprecato, e sapere che ora la sto recuperando tutta è veramente incredibile. Però mi sono detto la riempio tutta, poi se vi serve che me la riprendo non è un problema. Poi ragazzi, magari nella seconda parte del video passeremo alla decoration di tutto. Ora risaliamo qua su sperando che Steve Lane non si metta in mezzo per la costruzione. Allora qua credo che posso liberare tutto, vabbè, però poi vediamo. No, forse andava su, vabbè, uguale. Vabbè, qua facciamo un po' di spazio perché non riesco a lavorare bene, se no tanto comunque lo spazio ci vorrà. Non uso l'altro piccone ragazzi perché mi mostro solo una coda. Cioè guardate ragazzi che bestia che è. Mi è stato regalato, non mi ricordo da chi, però io ci ho messo sopra un bending e è diventato il mio piccone della vita proprio. Anche se ora è un po' moscio perché sta per distruggersi. Allora no, non è un 5, questo è un 4. Ok, ho sbagliato ragazzi, devo farlo di 5. Porca miseria, ho sbagliato piccone. Facciamo una cosa ragazzi, devo farlo di un 5, quindi 4, facciamo 5 di qua. Ok, qui si fa una cosa del genere, 1, 1, 2, 3, se non erro,
3 poi ragazzi, un blocco qua perché l'angolo non si fa, è a tutta risparmio portale 1, 2, 3, poi a qua devo fare un buco, allarghiamo anche qua sopra allora ragazzi. Sono tutte cose che sto facendo insieme a voi perché non fatta in creative è una cosa, fatta in un mondo e scavato in una montagna come sto facendo io è un'altra cosa, però vabbè, poi lì ragazzi non è un problema, vediamo. Ora 1, 2, 3, 1, 2 e 3, ok, perfetto. Ok ragazzi, il prossimo step, vabbè, togliamo tutta sta roba qua che non ci serve perché non mi servono i blocchi d'appoggio, e mettiamo, prendiamo altra roba, ok, questa me la tolgo dall'inventario perché un po' mi disturba, e prendiamo i sticky piston, mettiamone 3 così, 1, 2, 3, così. E sopra questi blocchi ragazzi di slime block mettiamo i blocchi che andranno a coprire il portale, perché questo è un portale hidden, nascosto ragazzi. Quindi questi blocchi qua andranno a coprire. Potevo farlo di quarzo ma non stava bene qua. Potrei farlo anche in specie di fortezza del Nether, però no, la vedo meglio così. Quindi di conseguenza ragazzi facciamo una cosa del genere e qua andiamo a chiudere completamente il tutto. C'è un po' di buio qua ragazzi, non vorrei che spawnassero. Vado a prendere qualcosa ragazzi, perché non vorrei che spawnasse la gente mentre sto lavorando. Ok ragazzi, per rimanere in tema Nether metto della glowstone che ci sta a fagiolo. Ok, e una la metto qua sopra, tanto poi col sintax ce la riprendo. Ok, ok, ora ragazzi buchiamo di qua, no di qua. Allora qua andrà il nostro pulsante, prendiamolo subito il pulsante, e ovviamente si vedrà, cioè come è ovvio che spiccherà all'esterno, però non è una cosa che mi interessa più di tanto. Ok, qua dobbiamo fare una roba del genere, prendiamo anche le slab, a parte che io mi prendo tutto nell'inventario perché non ci voglio di fare avanti e indietro. Ok, prendiamo le slab, sì, sono già qua, e facciamo una cosa del genere. Ora qua mettiamo un blocco, prendiamo la redstone che si è unita ovviamente, ma erano 12, e così è il meccanismo. Bisogna mettere poi un repeater. Ora ragazzi bisogna entrare qua dentro e fare una cosa del genere, mettere un blocco qua e un blocco qua. Qui togliamo e mettiamo un pezzo di redstone e un pezzo di redstone. La redstone tra l'altro neanche si vede sopra la netherrack, vabbè. Vediamo di non sbagliarci quindi. A questo punto ragazzi facciamo una cosa del genere. Mettiamo qua un repeater con 4 di delay. Qua mettiamo un blocco e qua mettiamo della redstone che va dentro, non così ragazzi ma con un blocco in questa posizione. Ok, ok ragazzi, quindi questo è il primo meccanismo diciamo del nostro impianto che abbiamo creato, e ora vi mostro anche a cosa serve questo primo meccanismo. Non credo sia difficile capirlo, ve lo mostro e vi faccio capire perché non tutti ne capiscono di redstone come me, io non ne capisco niente. Però questo quindi è il meccanismo che alzerà e abbasserà il primo pezzo di tutto. Ora ragazzi piazziamo qua, mi devo fare un po' di strada per lavorare, poi tanto chiudo tutto, qua verrà tutto chiuso con la giusta illuminazione. Qua mettiamo un blocco, questo blocco sarà sormontato da un repeater con delay 3 e un altro blocco avanti, no non è un blocco ragazzi scusate, non è un blocco ma con un pistone normale, e su questo pistone dovrebbe esserci della sabbia che non ho, quindi vado a prenderla. Ok, quindi ragazzi piazzo la sabbia qua. A questo punto dopo questo blocco ragazzi mettiamo un blocco qui con un repeater con delay 0 se non erro, sì 0, poi qua piazziamo un blocco, no non voglio fare così, un blocco così, e qui c'è un pezzo di redstone. A questo punto ragazzi mettiamo un blocco da questo lato così, però qua non me lo farà mai fare, facciamo così, non di qua ma di qua, ecco, e basta. E di qua bisognerà mettere uno sticky piston, aspettate un attimo, no infatti ho sbagliato ragazzi, è di uno più indietro, quindi andrà affiancato a questo così, mettete, no non qua, fammi mettere i blocchi bene. Ah, io c'è qualcuno che mi chiede di essere trasportato, però sapete sto lavorando, mi dispiace poi fare casino. Ok, a questo punto ragazzi bisogna piazzare due redstone, uno sotto diretto e uno dietro leggermente. Questa procedura è seguita da
un repeater messo qua che sarà un po' un bordello mettere, e mettiamo a 4 di delay, seguito sempre da un altro di questi a 4 di delay. Cosa ha chiuso? Non lo so, ha chiuso quello momentaneamente. Ora, prendendo questo blocco, mettiamo un repeater qua con 2 di delay, quindi primo tocco. A questo punto, a fianco al repeater, un blocco normale, due, una torcia e un altro blocco. Poi mettiamo un blocco di qua con un'altra torcia messa dritta. Ora ragazzi, per completare questo secondo pezzo di meccanismo, mettiamo un blocco qua. No, aspettate che sono caduto. Dai. Sì, mettete un blocco qua con un pezzo di redstone. Quando questo pistone si attiverà, arrivando qua manderà segnale a questo redstone che farà bloccare la torcia, farà spegnere la torcia, ragazzi. Ora ragazzi, ci servirà altro spazio perché è un po' un bordello qua dentro. Facciamo una cosa così, andiamo di qua. Perfetto, perché ho bisogno di questo spazio. Allora, prendiamo le fornaci nell'inventario che sono blocchi non rimovibili e ci servono apposta. E la mettiamo così. Dopo aver messo la fornace, ragazzi, mettiamo un blocco qua con un delay, un repeater con delay 2, se non sbaglio, sì. E un blocco in front of, dice il tipo nel video, quindi qua in faccia al repeater. No, sono caduto. Sono morto. Porca miseria, ragazzi. Assurdolo. Vabbè, mi warpo al mio mi tippo al mio warp. Ok. Che sono più comodo invece che fare ease. Ok, ora andiamo alla mia piattaforma. Continuiamo, sono caduto come un idioto. Ok, eravamo arrivati a questo punto con un blocco di fronte proprio, come dicevamo, a questo, che è questo blocco qua. Ora ragazzi, ci sarà da piazzare due sticky piston in di fronte a qua. Quindi togliamoci qua la netherrack. Uno qua. No, aspettate. Ah no, ho sbagliato allora. Devo prima schiacciare il pulsante e uno qua. Dovevo schiacciare prima il pulsante, ragazzi, perché sennò si attivava il pistone. Ora, sopra questo pistone appiccicoso, ragazzi, bisogna fare una specie di muro di slime block. Prendiamo gli slime block, piazziamoli. Allora, no, non lì. Me lo ridà adesso? Sì, me lo ridà, meno male. Uno, non posso metterlo perché non posso saltare. Vabbè, tre così e allora, due, e questo ridamelo, ti prego, sì, e tre, così, perfetto ragazzi. A questo punto ragazzi, dopo aver inserito questi blocchi, ci riprendiamo la netherrack, l'inventario del sottolineo è sempre troppo piccolo per quando costruisco io, e mettiamo i sei blocchi disegnati da noi per copertura qui, al posto degli, davanti agli slime block. La procedura adesso è di mettere i due dispenser, uno qua, e uno, vediamo se riesco, qua, perfetto ragazzi. Ora dobbiamo andare dietro, ragazzi, e piazzare una fornace tra i due dispenser, in modo che, perché la fornace è un blocco che non si sposta, quindi piazziamo la fornace lì. Ora ragazzi, come prevedevo, io mi ricordavo che questo tutorial non era preciso, bisogna allargarsi di un altro blocco eventuale. Spero di starci io, sì, dovrei starci. Sì, ok, spacchiamo qua, poi la montagna la rifaccio tutta, l'avevo già detto. E devo quindi allargarmi di uno. È un po' un bordello qua. Però proviamoci. Poi al massimo, ragazzi, allargo l'isola da un lato, non è un problema. Ok, così. Ora togliamo questo blocco e piazziamo delle slab che mi servono ora urgente. No, non queste, perché non cambia niente però. E piazziamo una slab qua. Ora ci aiutiamo con un blocco di netherrack, ovviamente, così, per piazzare un'altra slab. Questo blocco lo togliamo e qua dovremmo far passare tipo della redstone. Infatti ragazzi, ora mettiamo un altro blocco anche qua che io non posso saltare, e un'altra slab che è l'ultima. Questo pure va rimosso, e qui, come vi dicevo prima, adesso passerà il segnale redstone per andare i pistoni sopra, se non sbaglio. Ora ragazzi, come vi dicevo, facciamo passare la redstone così, che sarà un po' un bordello perché io non posso saltare. E aspettate un attimo che mi faccio la piattaforma per salire qua. E facciamo una cosa del genere. Bisogna ora mettere un blocco d'appoggio, non qua ragazzi, ma di fianco. Mamma mia ragazzi, che bordello. Era meglio costruire la montagna dopo, però volevo darvi un'idea. Poi qua mettiamo due fornaci, perché le fornaci, come vi dicevo, non permettono il passaggio, non si staccano. E mettete un due repeater sopra. Ovviamente i repeater avranno, uno avrà
ITK4 e un ITK2. Ok ragazzi, ora manca l'ultimo definitivo passaggio. Mettiamo della redstone qua e in teoria tutto il meccanismo dovrebbe funzionare. Andiamo a verificare. Aspettate che qua devo ripiazzare tutto, vediamo. Sì. Però una cosa. Ok ragazzi, a funzionare tutto non funziona, ragazzi. Vabbè, qua comunque bisogna mettere l'acqua e qua l'accendino. Però come potete vedere il meccanismo non tira fuori le ultime pezzi. Voglio provare una cosa adesso, ma non è giusta sicura. No. Vedete che però il portale si è acceso, però non viene avanti l'ultimo pezzo. E mi sa che è dovuto al fatto che questo pistone non si muove. Non gli arriva il segnale forse. Ok ragazzi, sembra che ci sono riuscito. È passata dalla clip che avete visto prima tipo una mezz'oretta, ma anche di più. Ho rifatto tutto l'impianto da capo e sembra che ci sia riuscito. Poi ragazzi, non voglio esultare prima, ma mi sembra di sì. Poi, lungi da me essere positivo quando non dovrei esserlo. Ora proviamo a rispegnerlo e speriamo che non si allaghi tutto, perché prima ho avuto qualche problema e è un bordello. Questo ragazzi, è un meccanismo che sembra semplice, ma è un bordello. Comunque ragazzi, non c'è niente di sbagliato. Evidentemente avevo sbagliato quella volta che si era attivato subito il pistone. Vi ricordate che poi l'ho sbloccato subito, che ho stacchiato dal tasto. Devo farlo da spento. Però comunque non credo che cambi niente. Vediamo se va. Vediamo ragazzi, a prova del 9. Sì. Sì. Sì ragazzi, io non posso crederci. Vado dietro a chiudere tutto ragazzi, perché sembra che finalmente abbiamo un vincitore. Abbiamo un vincitore, che non vuol dire niente in questa situazione, ma per me vuol dire tanto ragazzi. Siamo riusciti, cioè sono riuscito a fare sto cavolo di impianto. Io per non rischiare ragazzi, adesso va bene tutto, però per non rischiare faccio una cosa del genere. Allargo l'isola, tanto qua nessuno vedrà mai il pezzo dietro. Ok, facciamo una cosa così ragazzi. Lo so che magari non è necessario, però la mia paura è che non funzioni più il portale. Allora adesso mi prendo le giuste premure e faccio una cosa del genere. Chiudiamo alla bene meglio il tutto. E niente ragazzi, spero che questo video comunque vi sia piaciuto. Non è finito, perché voglio farvi vedere anche un'altra cosa prima di staccare. Però ora, prima di andarcene definitivamente da questa zona, che a questo punto ragazzi builderò, migliorerò un'altra volta, anche se potrei già iniziare. Facciamo una piccola cosa qua, che avevo già idea di fare. Qua facciamo un piccolo pezzo in cui voglio mettere le netherwart. Il mio timore è che non smetta di funzionare, perché figa, fa un quel colpo lì. Ok ragazzi, ho appena avvisato Ari che sto recando, così per dire. Ora andiamo su. Ciao Tubo nell'isola grandissimo che saluta. Andiamo a prendere quella che io avevo cotto precedentemente. E niente, facciamo dei blocchi che voglio fare. Anche degli stone brick. Come si fanno le fence del Nether? Mi sa che non si può. Ho chiesto ad Ari se si possono creare le fence del Nether, perché vorrei crearle per buildare un po'. Perché mi interesserebbe ragazzi avere le fence del Nether per fare tipo una specie di fortezza che esce dal portale. Però adesso facciamo un piccolo spoiler ad Ari, che è qua ragazzi, e gli faccio un piccolo spoiler. Ah ecco, Ari mi ha ricordato una cosa che ci tenevo a dire. Cioè che lei è stanca, no, tra virgolette, stanca dei regali che fanno a me. Quindi se ragazzi volete fare qualche regalo in più, regalateli direttamente a lei. Ovviamente in modo scherzoso, però se volete, cioè non c'è nulla di male, regalateli a lei. Comunque sì, ha detto che è figo. Beh, cavolo, se sapessi quanto ci ho messo a farlo, poi vedrai in video. E niente. Niente, la gente mi chiede come ti parsi da me, però io non ho ricevuto risposta in quanto a la cosa del Nether. Vabbè, vediamo se ho della Soul Sand, che posso fare subito la cosa delle Netherwart.
Ok ragazzi, niente, adesso vediamo se Ari mi porta un po' di Nether Soul Sand, e vado a prendere un po' di wart giù. Ma veramente poche, tipo un 7-8. Adesso questo c'è un ragazzo che si vuole trasportare da me, però non l'accetto perché sono nella parte bassa, lo accetto quando torno su. Ok. Sì, aspettate ragazzi. Ecco, questa è il problema di quando registro, che lo dico. Come vi dicevo ragazzi, ah ecco, ci vogliono tutti tippare da me. Sono tutti qua ragazzi. Allora andiamo a completare quest'opera della. Ragazzi, è un bordello ragazzi, è un bordello. Sono tutti qui a, non dico a disturbare, però a stare qui a. Non a disturbarvi, dicevo. Beh, grazie. Vabbè, ma non mi serve tutta questa, no? Ma va, no, non mi serve tutta questa. Me ne serve poca. Ok, facciamo questo piccolo angolo di Netherwart qua, ragazzi, perché voglio fare che l'isola sia un po' più varia. Adesso andrò a prendere anche della lava. Sì, la lava mi servirebbe. Se devo fare un piccolo laghetto di lava qua. Piccolo laghetto di lava qua, ragazzi. E poi diciamo che possiamo anche chiudere il video. Però mi serve la lava. Saluto a Alfredo Balletti che me l'ha appena scritto in chat. Adesso bellissimo quell'elitra con il villager. No, ragazzi, qua dovrò mettere della lava, che adesso ovviamente no, dovrò andare a comprare i secchi o affilarli al Nether. Qua ho fatto un piccolo angolo qua. Adesso chiedo a qualcuno se mi sa, se mi fa. Ok, ho chiesto a qualcuno di loro se voleva farmi le fence del Nether. Gli ho dato anche i blocchi, quindi puoi farlo. Ok, perché io volevo decorare un po', diciamo, e qua volevo decorare tutta l'atmosfera qua del nell'isola si vuole teletrasportare. Ragazzi, questo è un bordello. Se ci fosse l'obiettivo quello dei de, da, da, da conseguire delle persone sull'isola, lo avrei conseguito tutto adesso. Ma può usare la mia cosa? Non lo so questa cosa se si può. Ok, io metto a cuocere altra cosa così, che vorrei fare altra netherrack. Però ora vado a fare qualche inserto. Ok ragazzi, diciamo che ne sto un po' approfittando. Saluto anche Edoardo Cappai, che mi ha appena detto in diretta così ragazzi. Però sono più belli gli episodi fatti così. Ora prendiamo un po' di questi che voglio metterli intorno alla lava. Se poi vabbè non me la danno. Non me la danno, Edo, non so se si devo dire Edo. Comunque ho salutato ragazzi. Ora metto un po' di magma block qua. Mettiamo un po' di magma block che stanno bene sempre vicino alla lava. Vi devo mostrare anche un'altra cosa ragazzi, ma mi sa che non potrò mostrarvela in questo episodio perché è un po' un bordello. Volevo mostrare una cosa giù, anzi ve la mostro così velocemente, dai, mentre il ragazzo mi porta quello che mi deve portare, e lo ringrazio ancora veramente tanto. Ecco qua. Aspettate un attimo, ragazzi. Ok, qui ho fatto degli specie di golem che sorreggono le torri diamond, torre ferro, torre oro. E farò torre smeraldo, magari anche, potesse anche redstone e lapislazzuli. E qua ho fatto delle torri speciali. Però ho detto non faccio solo le torri, faccio addirittura delle specie di golem che li sorreggono. Mi warpo, mi teletrasporto al mio warp proprio. Eccomi, Vinci, eccomi. Ok, torniamo sull'isoletta qua e vediamo se Vinci ci dà il coso. Un po' un bordello ragazzi, adesso metto d'accordo qua e vediamo di metterci. Porca miseria. Gli devono dare la roba per fare il tutto. Tra l'altro è griffato Nike, il nostro amico Vinci. Vediamo. Sì, è griffato Nike. Devo andare a fare però delle slab. Voglio fare tipo Ari qua, però fatto in contesto Nether, ragazzi. Quindi vediamo. Non so se questo video verrà, ragazzi, un bordello lungo, ma non so cosa farci. Perché adesso mi sono anche l'inconveniente di dover fare il tutto qui. Ok. Ora, vabbè, la lava ragazzi non mi ha risposto nessuno, quindi evidentemente non ce l'hanno, però non è un problema. La farò poi off camera. Ok, ora mettiamoci le fence nell'inventario. Facciamo una cosa del genere. No, però non mi saltate vicino perché mi fate perdere tempo, ragazzi. Ok, e qua dov'è che si apre il portale? Si apre qua. Quindi lo metto qua.
spostati. Spostati. Sì, ma cosa me ne faccio delle barbabietole? Apprezzo il regalo, ragazzi, ma no, questo è troppo davanti al portale, non va bene. Facciamo una cosa così, tipo volante. E poi facciamo una cosa tipo così, ragazzi, vi dicevo. Che volevo fare tipo una cosa che usciva, una fortezza che usciva dal tutto. Dov'è la slab? L'ho persa. Perfetto, ragazzi, qua metterò poi la lava. Tolgo adesso qua la cesta. Metterò la lava, comprerò tutti i secchi già fatti, non ci voglio andare nel Nether, fare avanti e indietro. E diciamo che la zona un po' Nether è fatta. Qua voglio spostarlo perché non mi piace in questa posizione. Facciamolo in questa posizione. E direi di mettere anche qualche... Sì, ciao, ciao. Qualche torcia di redstone. Ma no, non mi serve più, basta. Vabbè, no, però i mattoni mi servono. La soul sand no, te la puoi tenere la soul sand. Tienitela la soul sand, non mi interessa. Io per ora metto qualche torcia così di redstone a casa, che ci sta sempre bene, ragazzi. Ok. Ciao a tutti, ragazzi, però... Allora, non mi mettete troppo davanti perché mi disturbate. Qua andrà poi la lava, ragazzi, che non ha bisogno di essere scavato di due perché tanto non si vede. E qua, ragazzi, potrei fare anche un'escrescenza di glowstone. Quello sì, ci starebbe. Però dovrebbe essere più dal soffitto la glowstone. Scusate se vi tolgo il blocco dai piedi. Però, ragazzi, i blocchi di glowstone ci potrebbero stare. Comunque l'isola, ragazzi, è bella che è completa così. O poi chiederò magari a Dari se vuole, qua stanno conversando. Chiederò a Dari se vuole di fare una specie di ponticciattolo che da quest'isola vada all'isola del Nether. Però, ragazzi, mi sembra veramente figa. Non so cosa ne pensate voi. Spero che Ari sia orgogliosa della mia opera. È difficile perché lei è molto più brava di me, però spero che la mia opera la soddisfi. Ok. Qua però non mi piace, troppo vicini. Eccolo, lì prende. Ecco, si è preso pure i miei blocchi. Porca miseria. Tanto adesso me li ridavano. No, ho spaccato dei blocchi che non dovevo rompere. Però ragazzi, allora, l'isola è completa così. Ci tenevo a farvi vedere anche i golem perché nel prossimo episodio, perché a questo punto non possiamo più, ne faremo uno insieme, così vi faccio vedere come si fanno. Qua, intanto io modificherò, vedrò bene come fare esteticamente, però la zona del Nether è finita. Ah, però potrei mettere anche una slab a casa. Vinci si vuole teletrasportare. Comunque, ragazzi, saluto tutti quelli che stanno giocando insieme a me in questo momento. Ari non so cosa voleva dirmi perché non l'ho più considerata. Scusate che vado a recuperare. Ari mi ha chiesto di vedere in video le sue due costruzioni. Vabbè, qua chiudiamo il portale. Perfetto. Ora però possiamo anche allontanarci e magari andare nell'isola di Ari, che vuole farci vedere qualcosa. Arrivo, vengo da Ari, vado da Ari, ragazzi, chiudiamo l'episodio lì. Qua non c'è nulla di nuovo. Sì, ha tolto, ha migliorato. Eccomi. Ha tolto, ragazzi, la farm di catote, scusate, patate e carote. Non mi veniva. Qua tutta sta soluzione, ragazzi, potete anche evitare di darmela. Vabbè, senza il permesso di Ari, tipo la gente, ragazzi, non diteglielo. Ok, vediamo cosa voleva farmi vedere, che dopo devo staccare. Questo Raffa Gaming, ragazzi, continuamente mi chiede gli stacchi di pane. Ok, puoi salutare Paolo Marongiu. Ciao Paolo Marongiu, tanto li ho salutati tutti. I suoi amici li ho salutati tutti. Uccidiamo sto maledetto ragno. Dove è andata? Ari, aspettate che uccido lo scheletro prima di andare da Ari. Lo so che sto perdendo tempo, ragazzi, ma casomai il video verrà un po' più lungo, non è un problema. Spero che non sia un problema. Ora scendiamo. Però voglio scendere più veloce io. C'ho l'elitra. Che poi tra l'altro è vero, potevo buttarmi senza. Ok, sono sul tetto qua. Allora, lei cosa voleva farmi vedere? Beh, le torri, ragazzi, che sono bellissime. Bellissime. Sono delle torri. Ragazzi, troppa gente si vuole tipare da me. Andiamo su, non so cosa vuole mostrarmi, però andiamo su. Niente, ragazzi, comunque l'episodio vero e proprio era questo, quello di è quello di, che ne so, di portarvi il portale del Nether e l'isola del Nether. Poi in uno di questi ultimi, di questi prossimi episodi farò anche l'isola con Loreita, che vuole fare la sua isola, giustamente. Per ora mi dedico a
mi sono dedicato a fare questo episodio in un tutorial che è venuto bene, ragazzi, perché i passaggi erano giusti, però avendo sbagliato l'ordine di una cosa, non l'ordine, avendo attivato il pistone al punto sbagliato, non mi veniva. Ok, io sono sceso. Finisci il video sopra? No. Ok, dice warp. Is warp. Ah, tanto ormai, ragazzi, i video li finisco sempre da Ari. Ok, killiamogli tutta sta gente, che mi fa piacere prendere la roba. No, però ci sto schiattando, ci sto schiattando. Mi sono distratto, ragazzi. Ok, Ari non so dove sia. Andiamo a uccidere quello scheletro che mi è rimasto sullo stomaco, che non l'ho potuto uccidere. Morice, morice. Ok, ragazzi. Comunque, per questo video direi che è anche tutto. Non so, Ari, cosa volesse intendere per vieni su a fare l'outro, però, ragazzi, non ho troppo tempo ancora a disposizione, quindi... vabbè, facciamoci un giro giù, perché lei aveva detto che voleva farmi delle due costruzioni, ma ne ho vista solo una. Oh, qua ci sono osse, ragazzi, osse, e sono pieno. Sì, vabbè, ma gli archi non me ne frega veramente niente. Ok, ragazzi, mangio, ho detto di tutti di venire qua al warp di Ari e di salutare, perché, aspettate che mi sposto così si vedono tutti. C'è Umberto, c'è Vinci 2005, c'è Azzurro. Ok, aspettiamo Ari e chiunque voglia venire e salutiamo. Intanto vedete gli altri, come si dice, Umberto ha cambiato ancora skin, ragazzi, cambia skin come... Ok, ecco, ci siamo tutti qua, ragazzi. È arrivato anche Steve Play, ragazzi, guardate quanti siamo. Siamo in 6 sulla stessa isola. Ok, salutiamo tutti, ragazzi, ci vediamo nel prossimo video, in cui non so esattamente cosa farò. Non so se sarà già il video per l'ore o vi porterò qualcos'altro. Se volete proporre, proponete pure, ragazzi, è sempre ben accetto un consiglio. Io con questo, con tutto ciò vi saluto, vi do appuntamento al prossimo video. Povera Ari, non si vede là dietro, le donne devono stare sempre davanti. E niente, da Dicore 25 è veramente tutto, e good luck, ragazzi. Ciao ciao, ciao.